Rossana Campo ha da poco pubblicato con Ponte alle Grazie un nuovo romanzo che si intitola Il posto delle donne. Sì. Un romanzo che ha una connotazione anche noir, possiamo dire sì, così, certo. O no? Sì, sì, certo. Qual è il nucleo tematico della storia? Diciamo che sì, la struttura è presa un pochino a prestito dal noir, nel senso che c'è una donna, la protagonista, che si chiama Emma, che è un'italiana che vive a Parigi e fa la cameriera in un bistrò, è appena stata lasciata da una donna, da una donna con cui ha una storia d'amore, incontra un'altra ragazza più giovane di lei, Maxine, sembrerebbe un incontro importante, sembrerebbe la nascita, l'inizio di qualcosa di nuovo, però purtroppo Maxine viene trovata uccisa in un parco di Parigi. Allora diciamo che Emma comincia un po' a comincia questo percorso di indagine, diciamo un po' strampalata, un po' a modo, insomma, in base al personaggio che è anche Emma. Che Parigi e che mondo incontra Emma in questa ricerca? Beh, incontra diversi ambienti, molti dei quali legati un po' alla marginalità o al lesbismo. Credo che lo penso adesso, credo che ci sia un po' una coincidenza fra un percorso, una discesa un po' dei vari gironi di alcuni posti parigini che corrisponde a una sua discesa della sua vita, no? Per scoprire anche delle cose di se stessa, della sua esistenza. No? E le donne qui, ecco, sono protagoniste a livello di personaggi, come interagiscono con il mondo maschile? A livello di comprensione, di affinità? Beh, credo che ci siano pochissimi personaggi maschili, quasi niente, è un romanzo anche un po' corale dove ci sono quasi tutte donne. Alcuni lettori, così che mi seguono da tempo, mi dicono che in questo romanzo proprio i maschi fanno una figuraccia, tranne un barista africano, così che ha una funzione un po' di amicizia, un po' di consigliere di Emma, però credo che non escano molto bene i maschi. Maxine lavora, mi pare, in un locale di striptease, sì. Bene. Sì. Ma lei ovviamente sarà documentata su questo mondo, sugli ambienti, o no? Avrà avuto modo di documentarsi? Sì, sì. E poi passare da una documentazione a una scrittura che sia comunque creativa, è facile? Diciamo, in questo libro, come anche negli altri, difficilmente non faccio un lavoro giornalistico, non faccio un reportage in alcuni posti che mi interessano e poi ne scrivo. Sono, diciamo, posti con cui bene o male mi trovo a volte in maniera completamente casuale a avere a che fare. E magari anni dopo esce un ricordo di una cosa vista, una persona incontrata, e viene sempre rielaborato, ovviamente in forma romanzesca, in forma di personaggio. Oggi ha senso ancora parlare di un posto delle donne? Purtroppo credo che un posto dove le donne possano vivere a proprio agio siano sempre più ristretti in questo tipo di società. E mi auguro che troviamo sempre più posti però, dove poter abitare per quello che siamo. Grazie a Rossana Campo. Grazie a voi.